da 12 anni nei Vigili del Fuoco, perché una donna sceglie questo corpo? Come le ho già detto, quale altro corpo è più bello? No, non c'è un motivo particolare, semplicemente è la voglia di aiutare il prossimo e sentirsi utile. Più bel corpo di questo, amato anche dai civili, diciamo, non c'è un corpo più bello. Una passione maturata fin da bambina? In realtà sì, perché da quando sono bambina e vedevo il camion dei pompieri e volevo correre dietro per vedere cosa facevano, dove andavano, chi aiutavano. Però poi studiando e allenandomi sono riuscita a passare il concorso e così è diventato realtà questo sogno. Non c'è una tradizione di famiglia alle spalle, come spesso accade? No, nel mio caso specifico no, non c'è. Non sono figlia d'arte. E la famiglia come ha preso questa vocazione? No, in realtà benissimo, contentissima, anche perché io, diciamo, quando ho scoperto di avere questa possibilità di entrare ero felicissima e quindi loro altrettanto lo sono stati per me. Perché tornavo ed ero contenta, mi sentivo utile, insomma, è stato molto positivo, ho sempre avuto il loro appoggio. Il momento più bello e più brutto di un'attività che comporta sicuramente tante soddisfazioni, ma anche momenti di grande dolore? Sì, allora il momento più bello è stato fare la scuola e veramente scoprire che potevo sentirmi me stessa e nello stesso tempo essere utile a qualcun altro. I momenti più brutti sono quelli in cui si fanno interventi particolari e magari si perdono anche a volte qualcuno che ti sta accanto in partenza. Questi sono i momenti più brutti, però grazie alla squadra ne parliamo, insomma, si riesce anche psicologicamente a andare avanti, diciamo, essere una famiglia. A Catania tutti gli elementi naturali si sprigionano in modo incredibile, fra Etna, acqua, vento, terra, cenere dell'Etna. Il lavoro non vi manca al di là dell'ordinaria amministrazione? Sì, esattamente, ha beccato, diciamo, in centro il punto. Catania, per quanto riguarda gli elementi, è veramente una bella palestra. Noi cerchiamo di dare il massimo in ogni situazione, siamo anche addestrati per queste esigenze e cerchiamo di aiutare in tutte le condizioni possibili, quando c'è l'acqua, quando c'è il fuoco. Sicuramente non è facile riuscire a dominare un parolone tutti gli elementi, però noi ci proviamo e speriamo di essere utili sempre. Si prova paura? Sì, nel senso, a volte si prova paura, però è l'esperienza tantissimo, anche avere colleghi con ancora più esperienza, seguire loro, e questo aiuta tanto a superarla. L'importante è sempre averlo, la paura, perché è quello che ci salva. Poi è grazie al nostro addestramento, alla professionalità che riusciamo, e alle nostre attrezzature. Bisogna conoscere i limiti propri delle nostre attrezzature, di tutto quello che ci danno in dotazione, e usarlo al meglio, diciamo. Il Corpo dei Vigili del Fuoco è del cuore degli italiani, un motivo di orgoglio in più. Sì, decisamente, anche perché l'Italia è forse uno degli unici paesi ad averlo a livello nazionale ed è veramente invidiato a livello internazionale questa nostra organizzazione. E fare parte di questa famiglia è un onore, indossare questa divisa è veramente, ogni giorno sembra una frase fatta, ma è così, anche perché la gratitudine delle persone è un altro delle cose positive al 100% di questo lavoro. Forse la cosa più gratificante è proprio vedere la gratitudine negli occhi delle persone che andiamo ad aiutare.